Quest'anno cosa ti porterà la Befana? Quindi Penso tanti dolci. sei stato bravo in quest'ultimo anno. Sì. Come te la immagini la Befana? Con un nasone, un brufolo sul naso e una scopa volante. Naso adunco e mento aguzzo, vestita di stracci e coperta di fuliggine. E lei, la Befana, anche quest'anno a cavallo della sua scopa, già pronta ad elargire dolci o carbone a seconda che i bambini siano stati buoni o cattivi. Quest'anno cosa ti porta la Befana? Carbone o caramelle? Caramelle. Quindi hai fatto il bravo quest'anno? Ci siamo un po'. È una calza piena di caramelle. Quindi hai fatto la brava? Sì. A te cosa porterà? A me la stessa cosa. Da tantissimi anni il 6 gennaio si commemora in tutta Europa l'adorazione di Gesù Bambino da parte dei Re Magi. L'episodio sembra essere strettamente collegato all'apparizione della Befana nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Infatti, si tramanda che una sera d'inverno bussarono alla porta della casa della Befana tre personaggi elegantemente vestiti, appunto i Re Magi, che da molto lontano si erano messi in viaggio per rendere omaggio a Gesù appena nato. La vecchietta indicò loro la strada verso Betlemme e, nonostante le insistenze, non si unì a loro. Ma subito capì che aveva commesso un grande errore, doveva raggiungerli e proseguire con loro. Allora uscì a cercarli e si fermò ad ogni porta, lasciando un dono ad ogni bambino, nella speranza che uno di loro potesse essere Gesù. Al di là del suo significato religioso, l'Epifania ha dato luogo a curiose tradizioni a seconda dei diversi paesi. E se in Italia i bambini ricevono piccoli doni lasciati nelle apposite calze, colme di carbone per quelli più birbuni, in Spagna invece, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, viene lasciata acqua, cibo e scarpe vecchie dinanzi a ciascuna casa, gradite ai Re Magi che devono intraprendere il lungo cammino verso Betlemme. Il giorno successivo i piatti saranno vuoti e in ciascuna scarpa ci sarà un piccolo regalo. In Inghilterra, la notte della Befana è chiamata anche dodicesima notte, che rappresenta l'ultima occasione per festeggiare. Ed il tradizionale menù prevede una torta alla frutta piuttosto curiosa, al cui interno vengono nascosti insoliti oggetti: un fagiolo, un rametto, uno spicchio d'aglio e uno straccio. Chi trova il fagiolo diventa il re o la regina della festa, chi trova l'aglio diventa il cattivo, mentre il rametto indica il folle. Per la ragazza che troverà lo straccio masticando la sua fetta di torta, perderà la sua reputazione, almeno per quella notte. Da Madrid a Londra, da Parigi a Roma, tra qualche giorno la Befana intraprenderà il suo consueto viaggio di una notte e chissà se accontenterà proprio tutti. E se per gli adulti l'Epifania tutte le feste porta via, per i più piccoli la Befana sarà ancora motivo di festa e di divertimento.